Raffaele Castello, mostra antologica da Maurizio Siniscalco. Castello, astrattismo Capri, da Otto Sonretel a Fulvio Malaparte, da Enrico Brancolini ad Alberto Moravia, per arrivare ad Ungaretti con il suo ermetismo. Castello infatti è uno dei pittori dell'epoca più famosi, quell'epoca che non ha avuto la fortuna di tanti altri per la sua vita un po' scombinata. Nel senso, lui parte da Capri e va in Germania, poi torna dove là è stato un male o un bene, possiamo dire, perché andando in Germania ha avuto contatti con tutti i più grandi pittori e intellettuali dell'epoca, per cui ha fatto questa bellissima produzione che nel tempo, che è tutta sulla sua pelle, vissuta, e niente, io ho avuto la fortuna di avere comprato questi quadri all'inizio perché mi piacevano, anzi quando ero piccolissimo uno me lo regalò mio padre, perché stranamente lui stava a casa e aveva una bottega proprio vicino a casa nostra. Poi dopo niente, ho avuto la fortuna di incontrare altre cose un po' in giro per il mondo, e poi la figlia Clarice mi ha da venduto delle altre opere sue, quindi ho raccolto questa cosa di 27 opere che rappresentano tutto il suo circolo artistico e operativo dell'epoca. E poi questa mostra si avvale di 5 opere che della collezione di Peppe Burra, e che vanno benissime, che sono state volute inserire per dare un senso compiuto a tutta la mostra. Quindi la mostra appunto ancora in città inizia ad andare, già è stata esposta alla Casa Nostra di Napoli 8-9 anni fa, e poi dopo è andata la Reggia di Caserta. Dopodiché ora la porteremo in Germania, la porteremo in Brasile e tutto. Insomma, sono contentissimo di questa cosa perché ci tengo tantissimo. Vero, vero. Questa operazione che ho fatto. E poi mi ha fatto molto piacere che Peppe Murra mi ha dato questo ciclo di quadri. Peppe, vieni a parlare un po' pure tu di questa cosa di Peppe. Stavamo dicendo i 5 quadri che hai portato qui, mostrare. Fanno parte di quest'epoca. Del contesto. È stato un piacere sapere che io e Maurizio presentiamo una mostra di Castello, che è uno dei più importanti artisti italiani, non primo ma comunque del secondo dopoguerra. Le sue relazioni con i primi artisti comunisti, è vero, ha avuto modo di poter riuscire a creare una conseguenza di oggi che comprende, diciamo, un grande rilievo internazionale. Bisogna permettere che prima dei rapporti comunisti ha avuto modo di lavorare anche nell'ambito della cultura astratta, in certo senso, firmando con Michel Soforo il manifesto dell'arte astratta. Quindi diciamo che sta vivendo una sua tradizione di scelta, ovviamente, tanto. Lui si è mantenuto a livello internazionale sempre attivo e straordinariamente di anticipo. Stavamo appunto dicendo un amico l'importanza del lavoro che sviluppa perfino l'apertura nucleare. Vediamo, quello che è stato all'ingresso, un anticipo di quello che poteva essere stato con l'esperienza degli anni 50. Quindi Manzoni, Fontana, tutto la milanese, ci godiamo. Come no? Volevo più. Ma pure tanto una cosa che io dicevo, non li volevi. Ecco, per la prossima mostra che faremo un nuovo catalogo noi siamo degli amatori dell'arte, quando si capita un'opera di grande qualità cerchiamo di vedere. Se domani si presenterà l'occasione di un museo importante magari ne farà richiesta,
credo che io Maurizio, che sono però importante mantenere la protezione, cioè rispetto tante Oltre a caratterizzare la vita di Castello, sono stati tanti mestieri da lui approcciati nell'arco della vita. Ha fatto di tutto a casa, dal cameriere, qua alla fine no, perché quando tornò dalla Germania già una cosa sapeva fare, quindi ha studiato a fare il pittore e ha cercato. Gli intellettuali non hanno paura assolutamente, quando c'è necessità si prendono le sue possibilità. Fare carriera con esperienza esperienza ha messo anche in una pizza di corso, ma lei è appunto insomma capri un bene intellettuale che vedremo molto la storia, dove si presenterà una possibilità. Ecco, sono le opere che stanno conservate nella Certosa di Difenda, sicuramente è stato però Carpa che sono anche un differente, allora non può rimanere in isola intellettualmente inesistente. Adesso mi vado a fare una domanda. Se non è stato proprio il fatto che la giovenza è tanto male c'è da fare queste cose così, come no? Questa cosa mi ha trovato sotto il giornale di Tiffi, che tu immagini se in pieno a me sarà avessi continuato a fare un'altra cosa che faccio Malavati, anche insomma è stato Pavolini, abbiamo avuto una serie di anche di se non si può avvicinare però insomma la stima in quel momento è una cosa volevo dire che mi ha commosso molto e che mi ha chiamato oggi proprio Clarice Castello, la quale aveva saputo di questa mostra e mi ha detto scusate, grazie, perché mi fa piacere che il nome di mio padre ancora tu cerchi di tramandare l'opera è famoso come dovrebbe essere. Grazie.